Esercizio 4. Sul pianeta X una valigia di 14 kg pesa tanto quanto pesa sulla Terra una persona di 66 kg. Quanto vale l'accelerazione di gravità sul pianeta X? Questa è la superficie terrestre, questa è la superficie del pianeta X, questa è la persona che sta sulla Terra da 66 kg e questa è la valigia sul pianeta X da 14 kg. Ci dice il problema che la forza peso della valigia sul pianeta X è uguale alla forza peso della persona sulla Terra. Quindi queste due frecce sono uguali, queste due forze hanno la stessa intensità. Dall'uguaglianza di queste due forze dobbiamo calcolare la gravità, l'accelerazione di gravità sul pianeta X. Già capiamo che l'accelerazione di gravità sul pianeta X sarà maggiore che sulla Terra, perché una valigia che pesa, che ha una massa minore della persona, comunque pesa lo stesso come la persona. Quindi un oggetto di minore massa pesa come sulla Terra un oggetto di maggiore massa. Questo vuol dire che sul pianeta X questo oggetto qui è tirato comunque con un'accelerazione di gravità maggiore rispetto che sulla Terra. Questo è anche intuitivo perché se un oggetto di 14 kg pesa come una persona da 66 kg sulla Terra, vuol dire che c'è più gravità sul pianeta X. Per risolvere questo problema, noi prima di tutto ci calcoliamo la forza peso della persona sulla Terra, la calcoliamo massa della persona per g. G della Terra 9,8 metri al secondo quadrato, massa della persona 66 kg, risultato 647 N è questa forza peso, la forza con cui la Terra tira verso il basso la persona, ma questa forza peso è uguale a quest'altra 647 N, cioè la forza con cui il pianeta X tira verso il basso la valigia. Quindi la forza che esercita il pianeta X vale 647 N uguale m per g, m stavolta della valigia, mv per la gravità del pianeta X. L'accelerazione di gravità è la nostra incognita, quindi noi facciamo la formula inversa, 647 N diviso la massa della valigia, 14 kg. E il risultato è 46, circa 46 metri al secondo quadrato. Il risultato è il caso di darlo con due sole cifre significative piuttosto che con tre come ho scritto io. Quindi è meglio dire 46 metri al secondo quadrato perché i dati sono praticamente tutti con due cifre: 66 kg, 14 kg, 9,8 metri al secondo quadrato. Quindi qui è meglio scrivere 46 metri al secondo quadrato con due sole cifre. Infatti la terza cifra non è significativa perché i dati non hanno tre cifre, ma ce l'hanno solo due. L'unità di misura, newton su chilogrammo, fa metri al secondo quadrato. Infatti newton significa chilogrammo per metro fratto secondo quadrato, poi diviso chilogrammo, chilogrammo si semplifica e rimane metro fratto secondo quadrato. Intuitivamente, a parità di forza peso dei due oggetti, bisogna fare il rapporto tra 66 e 14, il rapporto delle masse. Questo rapporto è circa 4,71. Allora si capisce che la gravità del pianeta X è 4,71 volte più grande della gravità terrestre. Questo è uno svolgimento più avanzato, diciamo intuitivo, però in realtà lo svolgimento esteso, corretto sul piano logico, è questo che abbiamo visto prima.